Nel tardo pomeriggio di lunedì 1 agosto è stato presentato alla città il protocollo per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica e di genere attraverso la promozione ed attuazione di programmi di recupero degli autori di reato. La mattina infatti è stato firmato il protocollo tra la Questura Nissena, l'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta ed Enna e le cooperative sociali Etnos e il Centro Italiano per la Promozione e la Mediazione, e che prevede dei programmi che si potranno rivolgere sia a chi viene ammonito dal questore per atti persecutori, violenza domestica e cyberbullismo, ma anche a chi viene indicato dall'UEPE. E con il protocollo firmato stamattina, Etnos è il CIM di Milano, che è l'ideatore del protocollo Zeus, che è stato poi proposto in 30 questure in Italia. Noi siamo la 31esima, si propone di appunto approcciare questo tipo di tema per dare questa ulteriore opportunità alla prevenzione dei fatti che riguardano i maltrattamenti in famiglia, lo stalking e i reati che a questi si connettono e che possono anche poi degenerare in situazioni ancora più difficili. In questo protocollo noi abbiamo creato intanto dei dispositivi organizzativi importanti, perché si creeranno delle equip integrate che si confronteranno periodicamente sui vari registri e sul territorio, su quello che c'è nel territorio. Poi faremo due metodologie assolutamente diverse, integrate, di operatori, psicologi, assistenti sociali, arte terapista, che lavoreranno su metodi e modalità differenti, perché differenti sono le situazioni, le persone, ma anche i momenti, no? Rispetto ai casi portati alla questura, ai casi portati dall'ufficio di esecuzione penale esterna. Si pone l'attenzione dunque sulla prevenzione e si riflette sulla figura di coloro che vengono definiti maltrattanti insieme ad esperti del settore attraverso le parole delle testimonianze dirette nel corso dell'incontro dal titolo Avrei voluto salvarlo. Mentre dimostreremo come il maltrattante è una persona molto fragile, che non sempre è causa, diciamo, dei traumi subiti oppure degli abusi o delle violenze subite, molto spesso è anche conseguenza di una devianza, diciamo, anche di carattere sociale e culturale determinata da fattori che chiaramente noi cercheremo di far emergere proprio per dare consapevolezza ai propri gesti, perché una delle caratteristiche principali del maltrattante è il non riconoscimento delle proprie azioni di violenza, e il trattamento serve proprio a questo. Una realtà che viene raccontata anche dalla scrittrice Nunzia Caricchio nel suo libro La porta semichiusa. Nasce da un'esperienza personale. Io vengo da Napoli e mi sono trasferita a Caltanissetta per prendermi la mia seconda opportunità di vita. Mi dicevano di stare zitta perché ero donna, e così io ho iniziato a scrivere. Ho iniziato a scrivere per raccontare la verità,